Approfondiamo adesso un aspetto delle grandezze sinusoidali, quello solitamente chiamato dell'anticipo o del ritardo. Facciamolo con degli esempi grafici che dovrebbero rendere più semplice la comprensione. Consideriamo la grandezza sinusoidale che abbiamo più volte visto. Chiamiamo questa la grandezza G di t. E consideriamo il caso della grandezza sinusoidale che assume il valore 0 all'istante t uguale 0. La grandezza che presenta questa caratteristica ha un'espressione che abbiamo visto essere del tipo a seno di omega t, dove a rappresenta l'ampiezza, cioè il valore massimo positivo e negativo, appunto massimi, che assume la grandezza nel periodo. Non sempre la grandezza sinusoidale nel tempo si presenta con questo andamento in cui assume il valore 0 esattamente all'istante t uguale 0, ma può presentarsi, soprattutto quando confrontata con altre grandezze sinusoidali, o in anticipo, appunto, o in ritardo, cioè presentando andamenti che non partono dall'istante t uguale 0. Consideriamo, per spiegare meglio, il caso di un'altra grandezza sinusoidale. Consideriamo la grandezza g1 di t, questa in arancione, che presenta la stessa ampiezza della grandezza g di t che stiamo usando come riferimento. Vediamo che la nostra grandezza noi la possiamo spostare in avanti o indietro nel tempo in modo da farla iniziare a istanti diversi rispetto all'istante t uguale 0. Consideriamo un caso in cui la grandezza presenti un andamento, ad esempio, di questo tipo, cioè un andamento per il quale la grandezza assume all'istante t uguale 0 un valore diverso da 0. La g con 1 per t uguale 0 è diverso da 0. Dicevo che il confronto viene fatto rispetto alla grandezza di riferimento, la g di t. Intanto cerchiamo di capire se la grandezza di 1 è in anticipo o in ritardo rispetto alla g di t. Per fare questo è abbastanza semplice, basta appunto guardare in questo caso anche semplicemente graficamente quando la grandezza g1 di t inizia, per così dire, rispetto alla grandezza di riferimento. Nel nostro grafico si vede che la grandezza g1 di t inizia, cioè inizia il suo primo ciclo, in un istante di tempo che è antecedente all'istante t uguale 0, cioè si trova a sinistra dell'origine degli assi cartesiani. In questo caso la g1 di t si dice essere in anticipo rispetto alla g di t. Quindi la g1 di t risulta essere in anticipo rispetto alla g di t perché appunto possiamo pensare che abbia iniziato il suo ciclo prima della grandezza g di t. Ovviamente noi potremmo spostare ancora più indietro il grafico della g1 di t. Noi limitiamoci al caso in cui la g1 di t non ecceda comunque nel suo anticipo il valore massimo positivo,
cioè all'istante t uguale 0, non superi, diciamo, il massimo del suo primo ciclo. Per capire quanto è in anticipo la grandezza g1 di t rispetto alla g di t, si tratta appunto di effettuarne il confronto. Intanto la g1 di t in anticipo può essere espressa da un'espressione matematica di questo tipo, dove, che mantiene la stessa ampiezza della g di t, sempre seno di omega t, ma con l'aggiunta di un angolo φ con a che è positivo in questo caso, che rappresenta appunto l'anticipo della g di 1 di t rispetto alla g di t. Per determinare il valore dell'angolo di anticipo φ con a non serve altro che andare a vedere in quale istante la grandezza g di t che noi stiamo usando come riferimento assume lo stesso valore che la g1 di t assume all'istante t uguale 0, quindi io prolungo il valore g1 di t all'istante 0 fino a incrociare l'andamento della g di t, quindi determino in quale istante i due valori coincidono. Questo istante lo chiamo ad esempio T1 e quindi dobbiamo avere che G1 all'istante T uguale 0 risulta essere uguale alla G di T all'istante T uguale T1. Quindi, fatto questo, abbiamo che i due valori devono coincidere, quindi prendiamo la g1 di t, l'espressione della g1 di t, e calcoliamola all'istante t uguale 0, quindi abbiamo g1 all'istante 0 sarà uguale ad a per il seno di φ con a, essendo omega per t azzerato dal fatto che t uguale 0, mentre la g di t all'istante t1, g di t all'istante t1 sarà uguale quindi a per il seno di omega t1. Dovendo essere uguali questi due valori, deve essere quindi che φ con a sia uguale a omega t1, quindi φ con a deve essere uguale a omega t1 e questo è l'angolo di anticipo di g1 rispetto a g di t. Vediamo adesso l'altro caso invece in cui la grandezza sinusoidale sia in ritardo rispetto alla grandezza di riferimento. Consideriamo quindi la grandezza sinusoidale che ha la stessa ampiezza di quella di riferimento g di t. Come detto, questa noi la possiamo traslare nel tempo più avanti o più indietro a nostro piacimento. Immaginiamo, come detto, che in questo caso la grandezza sia in ritardo rispetto a quella di riferimento, quindi sia spostata verso destra sull'asse delle ascisse. Indichiamo quindi questa grandezza come, chiamiamola g2 di t. In questo caso la g2 di t, che presenta la stessa ampiezza della g di t, risulta presentare un'espressione di questo tipo, in cui all'argomento del seno viene sottratto un angolo φ con r, che chiamiamo
appunto angolo di ritardo o semplicemente ritardo della grandezza G2 di T rispetto alla G di T. Quindi abbiamo che G2 di T è in ritardo rispetto alla grandezza g di t. Per determinare l'entità del ritardo, anche in questo caso si fa un confronto prendendo due riferimenti per le due grandezze coincidenti come valore, ma non come istante di tempo in cui vengono assunti. Il riferimento più semplice da prendere è quello in cui la grandezza g di t assume il valore 0, che coincide con l'istante di tempo t uguale 0, invece la grandezza g2 di t presenta questo valore a un istante di tempo diverso che chiamiamo t2. Cosa succede quindi? Dobbiamo rispettare l'uguaglianza dei due valori assunti negli istanti diversi, quindi la g all'istante 0 è uguale a 0, così come g2 all'istante t2 è uguale a 0. Siccome g2 calcolata all'istante t2 risulta essere uguale ad a seno di omega t2 meno φ, e questo abbiamo detto deve essere uguale a 0. Per essere uguale a 0 deve essere 0 l'argomento del seno, quindi deve essere omega t2 meno φ uguale a 0, il che significa che φ deve essere uguale a omega t2, e questo risulta essere l'angolo di ritardo della grandezza sinusoidale g2 di t. Per terminare l'esame generale delle grandezze sinusoidali, definiamone il valore efficace, uno dei valori caratteristici che abbiamo detto per le grandezze in generale di tipo periodico. Nel caso delle grandezze sinusoidali, il valore efficace ha sempre la stessa definizione generale, quindi risulta essere la radice quadrata dell'integrale esteso al periodo t, il quadrato della grandezza g di t, integrata appunto nel periodo e mediata per la durata del periodo. Nel caso di grandezze sinusoidali, questo valore risulta essere uguale all'ampiezza diviso la radice di 2, ed è una costante per tutte le grandezze di tipo sinusoidale, cioè le grandezze di tipo sinusoidale presentano valore efficace che è uguale all'ampiezza diviso radice di 2. Quindi, una volta aver determinato questa relazione fra valore efficace e ampiezza, quindi se noi chiamiamo appunto A efficace il rapporto fra l'ampiezza e la radice di 2, allora, risultando quindi A uguale al valore efficace per radice di 2, noi possiamo esprimere in generale una grandezza sinusoidale. Riprendiamo la g di t, quella né in anticipo né in ritardo, ma quella di riferimento. Possiamo esprimere la sua espressione matematica come radice di 2 per il valore
efficace seno di omega t. Questa espressione presenta il vantaggio, che scopriremo più avanti, di mettere in evidenza il valore efficace, che risulterà molto più comodo come utilizzo nell'analisi dei circuiti elettrici in regime sinusoidale.